40 anni fa in Cina Deng Xiaoping lanciava il grande progetto di aprire il paese al liberismo commerciale, portandolo nel tempo a diventare la seconda potenza economica mondiale. Maria Novella Rossi. A vederla così come oggi, la Cina di 40 anni fa sembra impossibile che sia esistita davvero. Quando nel 1978 Deng Xiaoping disse a 956 milioni di cinesi «arricchirsi è glorioso», il suo popolo e il mondo intero rimasero increduli. Una frase che sanciva una svolta epocale nella Cina post-maoista, una provocazione quasi insopportabile in un paese appena uscito dalla povertà estrema, che a oltre 10 anni dalla rivoluzione culturale era ancora per molti aspetti legato al pensiero di Mao. Il fatto che Deng, il successore di Mao Zedong, aprisse il suo paese al neoliberismo e alla proprietà privata fu quasi uno shock. Non importa se il gatto è bianco o nero, l'importante è che catturi i topi, una delle sue frasi più famose, espressione del suo pragmatismo. Se è vero che l'Occidente si era già avvicinato alla Cina nel 1972 con Richard Nixon e la diplomazia del ping pong, tutti ricordano lo storico incontro fra Nixon e Mao, sono le riforme economiche di Deng, il piccolo timoniere, che hanno portato la Cina fin qui. Dai primi anni Ottanta nasce tra la gente un fervore produttivo mai visto prima. L'economia cinese esplode. Per chi come noi ha visto la Cina in quegli anni, rimangono impressi nella memoria i cantieri aperti ovunque, giorno e notte, fabbriche, non senza inquinare, piccole attività imprenditoriali che sbocciavano un po' dappertutto. Passo dopo passo, fino ad arrivare alla Cina di adesso, al sogno cinese di Xi Jinping, quello di rendere il suo paese la più grande potenza del mondo.